Bene così. Vado un attimo, vado su diretta Facebook. Che devo fare? Quindi Ho fatto la cosa. Un continua. attimo. Ok, sulla tua pagina. Ok, ma va benissimo stasera, meno male. Storia locale. Ok, va bene. Le prossime volte che facciamo questo regolare, dicevamo di non ammettere spettatori in modo che Zoom non si appesantisce, tanto la gente che vuole guardarci ci guarda da Facebook, capito? Però, Ok. Dio, se ci sta qualcuno che vuole venire, può venire. Perché 10-20 persone ce la fai a vedere, ma vai su 100 persone, no, non ce la fai più. Non ce la fai più. Non ce la fai più. Tanto, in fin dei conti, a noi ci interessa che ci guardino. Sì, attraverso Facebook E immagino. attraverso Facebook, dai, che non sì. Sì. Là li fai. Sì. Ora sto facendo le condivisioni, fatele pure voi. Condivisione, storia mentale. Armando Pepe, storici Piedimonte. No, no, questo qua lo metto qua dentro. Storia moderna e contemporanea. Ma dov'è? Sulla tua pagina? Facciamo la condivisione? No, io l'ho sì, ho messo anche sulla mia, puoi andare anche sulla mia pagina, Armando Pepe. Poi faccio la registrazione. Ancora non c'è. Sulla tua pagina ancora non c'è. No, no, se vai su Armando Pepe dovrebbe stare, l'ho condiviso ora. Ok, allora. Ehi, salvo, Sì. poi la registrazione Sì. me la puoi mandare su mio WhatsApp? Ma che la registrazione è molto pesante, io la metto sulla mia pagina YouTube e vi posso mandare il link. Ah, va bene, sì, Sì, ecco, forse è meglio. perfetto. Comunque ancora sulla tua pagina non me la dà. Aspetta, ma in modo ti taggo. Sì. Daggato. Ah, è venuto pure Daniele. Daniele! Se no facciamo Daniele. Abbiamo reso costa anche a Daniele. No, io lo sì, ho messo anche sulla mia, puoi andare anche sulla mia pagina quando vedi. Ciao Armando. Ciao Daniele.
Ciao. Presento Daniele Santarelli, Giuseppe Astuto e Salvo Santuccio. Come si dice, a Lugano? Ma tutto abbastanza bene. Lugano, addio. Beh, freddo immagino. È freddino, sì, anche piovoso e nebbioso. Ho reso costo, in modo che ne iniziamo direttamente alle 6. Però diciamo con Daniele, c'è di ammettere soltanto i discussant, è la cosa migliore, cioè, se no si appesantisce Zoom e poi possono anche cadere le connessioni, se uno fa 30, 40, e poi nei 20, nei 30, nei 40 c'è chi chiude la porta, chi chiama la moglie, chi abbaia il cane. Certo. E sei già in diretta Facebook? Sì, già sono in diretta Facebook. Si parla alle 6, partiamo. Alle 59, fai 20. Va bene. Un minuto e partiamo. Pugnaro e Lupi Edizioni, va bene. Vado? Va bene, andiamo. Buonasera a tutti, stasera presentiamo il libro del professor Giuseppe Astuto, L'Ottocento, il secolo del colera, epidemie, untori e sanità pubbliche in Sicilia e a Siracusa. In appendice c'è la documentazione del processo dei veleni, edito dalle edizioni San Pugnaro e Lupi. È un libro molto avvincente che, indagando un caso di storia locale, fatto dell'epidemia di colera a Siracusa nel 1837, si vede appunto questo propagarsi dell'epidemia, che ingenera anche delle perplessità e anche delle frustrazioni che poi si ripercuotono anche all'interno della società civile, e delle avversioni nei confronti di chi è ritenuto autore, di chi è ritenuto untore. E ci rimettono le penne anche dei personaggi che nulla avevano a che fare con la propagazione del colera. Quindi vediamo a un certo punto di vista anche la strumentalizzazione dell'evento colerico di per sé, e vediamo anche che alcune persone cercavano di pescare nel torbido, e queste cose servivano anche per regolamenti di conti. Tant'è vero che un pittore francese, credo alsaziano, che aveva un cognome tedesco, si chiamava Schweitzer, creduto purtroppo per lui untore, venne ucciso nella magnifica piazza dove sta il Duomo di Siracusa nel 1837. Sorse una ribellione molto forte, le autorità borboniche furono costrette a reprimerla con decisione, con fermezza, mandando fin anche il del Carretto a reprimerla, e poi tutto ritornò alla normalità, almeno per quel tempo. Poi della repressione ce ne parleranno meglio i discussant e l'autore. E poi vediamo nella seconda parte del libro come Francesco Crispi affrontò il problema del colera, credendo necessaria la costituzione di un apparato medico a livello statale, insomma istituendo appunto il medico condotto, la figura di quella che era il medico condotto, in modo che tutto rientrasse sotto la visione di uno Stato forte. E per questo appunto lui creò questi organismi che gli permisero appunto di fronteggiare quel che si poteva il colera, che in quell'epoca non solo si possessò della Sicilia, ma anche di Napoli, tant'è vero che a Napoli poi venne
costruito il rettifilo, venne costruito, viene fatto la società del risanamento, ci sono pagine del medico con la residenza, quello che aveva la Villa Capri, Axel Munthe, un medico famoso, scrittore, che appunto ne parlava del colera napoletano che miete numerose vittime. Ora io cederei la parola a Salvo Santuccio per un primo intervento di lettura del libro e poi dopo possiamo avviare un dibattito e parlare con l'autore. Prego Salvo. Ok, grazie Armando, grazie anche al professor Astuto che ci dà questa possibilità di discutere di questo libro che è estremamente interessante. Primo, come dicevi tu Armando, perché è scritto molto bene, nel senso che spesso gli storici scrivono per se stessi, per loro stessi, per una certa classe così, no? E invece questo testo si legge molto facilmente e ti porta a capire quali sono gli eventi. Come dicevi tu, il testo ha una struttura ben delineata. Inizia con due capitoli della professoressa Elena Farace che sono indicativi della temperie, cioè del fatto che il colera del 1837, che permette lo scoppio di questa rivolta, in realtà non scoppia come dire, in maniera fine a se stessa, cioè non è il colera solamente che determina una rivoluzione abbastanza pesante per quello che riguarda non solamente Siracusa ma tutta la Sicilia orientale e poi in realtà va in tutta la Sicilia, ma è un sistema che viene giudicato e un sistema al quale la popolazione si ribella, perlomeno le gerarchie politiche che nascono proprio in questo periodo si ribellano. E la professoressa effettivamente, sin dai due capitoli, comincia a parlare della monarchia borbonica e delle riforme che vengono fatte e che partono dall'11 ottobre, dalla legge dell'11 ottobre del 1817. Lì, questo ovviamente è stato analizzato anche dal professor Astuto, ma in questi due capitoli, si capisce bene come la Sicilia sta subendo, sin dal 17 in poi, una vera e propria rivoluzione amministrativa. Questa rivoluzione amministrativa che vede la Sicilia prima divisa in tre valli, la Val d'Emno, la Val di Mazara e la Val di Noto, e poi invece conquistata, tra virgolette, dai francesi, perché come sappiamo i primi 15 anni la Sicilia è stata dominata da Lord Bentinck, dagli inglesi, ma ripresa con questa riforma amministrativa dal 17, attraverso le intendenze, cioè attraverso una divisione più organizzata, più strutturata, più si chiama monarchia amministrata, no? Perché più centralizzata, viene totalmente modificata. Allora, questa trasformazione amministrativa è una trasformazione amministrativa che da una parte vede la Sicilia divisa in sette intendenze, ma divisa politicamente. Cosa intendo dire? Palermo, che prima era diciamo la capitale di questo viceregno, aveva enormi poteri di controllo di tutto il territorio. Questi poteri vengono, come dire, vengono modificati e Palermo diventa una città come le altre, come Siracusa, Catania, Messina, Girgenti, cioè Agrigento, Trapani. E questo sollecita come dire, politicamente un movimento di rotta, un movimento di rotta che poi arriverà anche nelle altre intendenze che si ribelleranno a Palermo. Quindi in realtà la Sicilia è un laboratorio politico molto avviato, con scontri tra fazioni che vengono delineate nel testo, sin dai primi due capitoli. Quindi quando tra il 36 e il 37 arriva il colera, quindi entriamo un pochettino nell'argomento principale del testo, che come dicevi tu, come dire, assorbe tante intemperie che nel lungo 800 trasformeranno e vedranno la Sicilia come protagonista. Quindi arrivando al colera, che dal 36 al 37 arriva in Europa e in Sicilia in particolare, troviamo già una temperie politica molto complicata. Allora, che cosa succede? Qui ci sono i Borbone che fanno diversi errori.
prima di arrivare alla rivolta. Quali sono questi errori? Beh, prima di arrivare al 37, nel 1830, cominciano a fare una cosa complicata, sempre come rivolta amministrativa, cioè tentano di strutturare il catasto. Sono argomenti che tuttora continuiamo a sentire, eh? Quindi questo testo ci riporta elementi che sono, diversi elementi che sono in discussione in questo periodo. Cosa vogliono fare i Borbone? Nel 1830 cominciano a tentare di capire se possono strutturare il catasto terreni e il catasto fabbricati. Quindi, cosa vuol dire? Imporre un controllo delle tasse. Dopodiché, appena ci sono questi rumor, no? questa visione del colera che sta arrivando in Europa, cominciano proprio a strutturare dei cordoni sanitari. Cioè, individuano in tutta la Sicilia delle aree ben delimitate che potevano, come dire, non far, cioè, potevano chiudere le città, potevano chiudere tutta la Sicilia. Quindi c'è un cordone sia marittimo sia interno che bloccava le attività produttive, che bloccava le esportazioni, le importazioni, e quindi amplificava il controllo del territorio. Tutto questo ancora è come dire, amplificato al fatto che l'atteggiamento era quello del controllo, dell'enorme controllo poliziesco. Quindi quando il colera però ha un momento di... Questa è un'altra cosa molto tassello importante che viene delineato. Quanto il colera dal 36 al 37, un po' scema, cioè non arriva in Sicilia con le morti che ci si aspettava, cosa fanno i Borbone? Eliminano il cordone sanitario e dicono vabbè, ci siamo sbagliati, non c'è più nulla. Dopodiché, appena questo cordone sanitario viene eliminato, arriva il colera. Quindi questo nella popolazione diventa un altro elemento di discussione. Ma come? I Borbone prima mettono il cordone sanitario, poi lo tolgono, arriva il colera, lo rimettono, e quindi il dibattito aumenta. Non solo, ma lo stesso cordone sanitario è un cordone molto complicato, perché obbligava quasi volontariamente gli abitanti delle intendenze, scelti a sorte, pagati pochissimo, li obbligava a controllare il territorio. Questo controllo del territorio, con postazioni che erano grosso modo lontane 500 metri l'una dalle altre o poco più, doveva essere un controllo anche nelle zone paludose dove c'era la malaria. Quindi paradossalmente prima di arrivare il colera si moriva di malaria. E allora c'è questo, insomma, questo movimento già politico, che diventa un movimento politico quindi, contro l'amministrazione borbonica, che poi quando scoppierà effettivamente quello che il professor Astuto delinea in maniera efficace, cioè il colera del 1837, già c'è un pregresso politico estremamente complicato in tutte le intendenze. Cosa succede a Siracusa? Siracusa è una città complicata perché già è stata nominata intendenza proprio nella rivolta del 17, nella riforma del 17. Però Siracusa è una città che ottiene l'intendenza, diciamo così, per raccomandazione, perché la moglie del re, la moglie morganatica del re, Lucia Migliaccio, è di Floridia, in provincia di Siracusa, quindi Siracusa ottiene questo incarico importante di prestigio, di controllare un vastissimo territorio, perché ha sostanzialmente alcune prerogative, che sono questa, insomma, di avere la moglie del re compaesana, diciamo così. Poi ha un buon porto, una guarnigione militare importante e delle fortificazioni. Però all'interno della città continua ad esserci un dibattito politico, perché altre due città si oppongono a Siracusa e sono Modica, di cui per problemi si sta parlando anche in questo periodo, è noto. Quindi, ripeto, la descrizione che c'è in questo testo, estremamente dettagliata, di tutti questi passaggi, delinea non solamente un movimento rivoluzionario che parte con il colera, ma il colera che si rivolge a una
cittadinanza e a un sistema che già sta collassando. Ora, ultime battute per adesso, poi magari se c'è la possibilità di ritornare con delle altre considerazioni, mi farà piacere. Allora, il colera, anche qui, c'è un dibattito sul colera forte, che è estremamente attuale. Ovviamente non si sapeva come questo colera potesse, infettare le persone. Anche qui il libro si colloca in un sistema che ancora oggi stiamo tentando di capire, con la pandemia, insomma, che attraversiamo ancora. Allora, il colera, ci si chiede, con numerosi pamphlet che escono in questo periodo. La trasmissione del colera avviene per contagio o per epidemia? E lì cambia tutto. Quindi a quello che ho detto come temperie politica si aggiunge questo dibattito molto importante, perché è un dibattito politico più che sanitario. Perché se il colera si trasmette per contagio, e allora vanno bene i cordoni sanitari, basta separarsi, il distanziamento sociale, no? Beh, ci sono queste parole che sono parole che nell'Ottocento venivano molto utilizzate. Invece se era l'epidemia, quindi era nell'aria, tutto questo non serviva. Ma se è il contagio, a questo punto il contagio può essere anche eterodiretto, può essere, ci possono essere degli untori, quegli untori di manzoniana memoria, che potevano essere il veicolo di questo contagio. E siccome c'era la popolazione che si stava ribellando ai Borbone, forse potevano essere proprio loro che prima tolgono il cordone, poi lo rimettono, poi sono contro la popolazione, poi la controllano. Potevano essere loro che all'interno del dibattito potevano aver deciso di inquinare i classici pozzi. E allora si sviluppa, e il professor Astuto lo descrive molto bene, quello che accadrà all'interno di Siracusa. E come tu dicevi, questo, che più di un pittore, è un cosmorama, è un diverso all'interno di un contesto, come giustamente il professor Astuto lo riporta. Faceva una cosa strana. Questo signore con la moglie, con la giovane moglie, si chiama Lepic, una cavallerizza che andava a cavallo a Siracusa come gli uomini, girava intorno e quindi dava un po' di scandalo. Questo diverso, tra virgolette, che aveva delle polveri strane, delle ampolle strane, perché cosa faceva? Aveva magari... ecco, questo lo facciamo magari descrivere dal professore Astuto, al quale ora gli rivolgo un paio di domande, magari così iniziamo un po' un dibattito. Allora, questo cosmorama verrà indicato come l'untore, come uno degli untori, come il responsabile. Certo, c'è un altro passo falso che fanno i Borbone, perché quando i Borbone vengono accusati di essere coloro i quali, sono i responsabili del contagio, e loro dicono: no, non siamo noi, sono altri, sono i liberali, sono quelli che vogliono, e quindi in questo senso stanno dando retta a questa diceria che il colera si poteva contagiare, e quindi danno ancora man forte a quella che sarà la protesta dei siracusani, che parte da Siracusa e poi si espande in tutta la Sicilia. Ok, io direi che mi fermo qui. Se volete, come prima momento di riflessione su questo testo, proporrei al professor Astuto queste due domande. Prima domanda è quanto politicizzata è stata la scelta tra contagio ed epidemia? Perché qui questa scelta, che poi viene data anche, un po' sempre come il linguaggio che utilizziamo adesso, agli scienziati del momento, risente, secondo me, di una temperie politica. E seconda domanda iniziale, quanto è stata importante la repressione del carretto che tu, Armando, citavi? Questa repressione che
I Borbone facevano frequentemente ogni volta che c'era ovviamente una rivolta, però spesso i Borbone, come nelle rivolte del 1820, hanno tentato di trovare un accordo con la popolazione, mentre qui la repressione è abbastanza dura. Quindi io per adesso mi fermo qui. Lascio. Ecco, professore, prego. Grazie, grazie. Ho seguito con particolare interesse le vostre considerazioni che io condivido pienamente e volevo soltanto ringraziarvi naturalmente, Pepe e Salvo, per questa iniziativa che consente di pubblicizzare, di far conoscere questo testo che io ho scritto rinchiuso a casa in occasione appunto del Covid. Ho approfittato anche su sollecitazione della mia corporazione, cioè degli storici delle istituzioni, hanno organizzato un convegno a livello nazionale in cui si è discusso delle epidemie attraverso la storia. Quindi la professoressa Elena Gaetana Paraci, che ha scritto i primi due capitoli, aveva proprio in quell'occasione affrontato il tema della monarchia borbonica e l'epidemia del 1837 e, come diceva Salvo, costituisce, i primi due capitoli sono la sua relazione, nel senso che il primo affronta i problemi della, diciamo così, riprendendo la letteratura esistente, il dibattito e anche la, diciamo così, la legislazione di quel periodo, in che modo il regno delle due Sicilia non solo viene riorganizzato dal punto di vista amministrativo dopo, nella fase della restaurazione, ma affronta nelle linee generali quella che è la rivolta in Sicilia, perché il problema non riguarda Siracusa, è il caso emblematico in cui, come dire, si svolge questo processo, il processo dei veleni, lo definisco, ma non io, tutta la storiografia è soltanto in questo modo. Siracusa diventa un laboratorio perché la prima volta si scopre un veleno, si fa un manifesto e dice: abbiamo scoperto chi e diffonde il veleno. La città di Archimede finalmente può far conoscere al mondo addirittura che abbiamo individuato chi propaga, chi diffonde quello che si può definire il colera, veleno. Quindi, diciamo, questa prima parte, io ringrazio, non abbiamo invitata, spero che è riuscita a collegarsi, vedo che si è collegata la professoressa, se vuole intervenire proprio in questo momento, ho visto che si è collegata. La ringraziamo perché i primi due capitoli sono fondamentali per poi, come dire, andare a entrare dentro il corpo principale che è Siracusa Laboratorio. Perché si verifica a Siracusa? E qui devo ricordare i miei anni giovanili, un convegno importantissimo in cui, diciamo così, il meglio della storiografia italiana e siciliana si cimentò in occasione del 150 anni degli avvenimenti del 37. Il professore Salvatore Russo con Scirocco, Gerrizzo, Renda, La Morelli. Ecco, diciamo che io ero allora giovane assistente del professore Gerrizzo, diciamo che io dovevo svolgere una, e la svolsi in un mio intervento, il problema, le funeste conseguenze di Emilio Bufardeci, perché da giovane mi chiedevo: ma qual è la posizione di Emilio Bufardeci? Perché si colloca Emilio Bufardeci in controtendenza rispetto a tutta la storiografia e al dibattito che c'era stato prima? Lì dedico il dibattito, c'è un capitolo sul dibattito storiografico proprio su Siracusa, perché Siracusa perde a favore di Noto, perde la l'intendenza e quindi non diventa capoluogo. Ci vorranno altri 30 anni, ci vorrà l'unificazione italiana perché Siracusa riprenda quello che
i borbonici. Era un nervo scoperto delicatissimo, perché se la rivolta è una rivolta antiborbonica, è chiaro che Siracusa ha il diritto ad essere ripristinata come luogo. Se invece è una follia collettiva, come tutte le altre, noto, siccome non si è ribellata, bisogna in qualche modo riconoscere che è noto. Qui si intrecciano molti, molti problemi importanti. Ecco, quel convegno, mi ricordo la bellissima relazione di Scirocco sul quadro generale, e il professore Salvatore Russo parlò appunto della situazione politica amministrativa a Siracusa, renda un quadro generale. Ecco, io quel libro che poi venne pubblicato l'ho tenuto sempre conservato, l'ho letto, l'ho riletto, e nel momento in cui siamo stati costretti a vivere chiusi in casa, tenuto conto che a livello nazionale la mia disciplina aveva organizzato questo convegno, non è che io ho ripreso questi temi, poi li ho sviluppati dopo, saldando i capitoli introduttivi della professoressa Faraci e la parte centrale, che è poi la parte più corposa, sulla ricostruzione delle vicende a Siracusa, e poi l'ho saldata con quello che è l'ultimo capitolo, perché chi mi conosce sa che nella mia carriera scientifica accademica io ho dedicato a Crispi, credo di aver scritto 2 o 3 libri, oddio, ho fatto la mia fortuna accademica, perché attraverso questi libri sono diventato anche professore ordinario. Però devo ammettere che, come diceva qualcuno di voi, forse il tema principale che io mi ponevo allora quando ho scritto per esempio Crispi lo stato d'assedio, no? Il problema è il rapporto centro-periferia, cioè dire in che modo Crispi cerca di controllare la Sicilia, che si trova in una situazione di una sollevazione generale, che erano i fasci siciliani. Quindi volevo capire in che modo un siciliano a malincuore, che io ho molta familiarità con i carteggi Crispi, tant'è che di recente, sempre nella stessa collana, ho pubblicato le lettere che Crispi invia alla moglie Lina Barbagallo, la seconda moglie, sempre nella stessa collana e con la casa editrice San Pugnaro e Pupi. Allora erano, ogni storico, come è noto, si pone le domande a secondo del presente, ed è chiaro che lì ci trovavamo in una situazione nella quale volevamo capire la scuola, diciamo così, cresciuta attorno a Malacord e Gerrizzo, volevamo capire quale ruolo aveva svolto nella seconda metà dell'Ottocento la classe dirigente siciliana e soprattutto i siciliani che sono stati al governo. Intendo per primo e più importante sicuramente Crispi, poi c'è Rubini, San Giuliano, non mancano di questi personaggi. E devo riconoscere, studiando proprio il schismo, poi ho scritto anche una biografia presso la casa editrice Il Mulino, Io sono Crispi, in cui riassumo un po' la biografia politica del personaggio, e devo dire che ho sottovalutato l'importanza della riforma sanitaria. Posso dire che l'ISAP di Milano, in occasione del centenario delle riforme crispine nel 1990, pubblicò quei 4 volumi. Mi rivolgo a Salvo, che quale mi chiedeva se è stata studiata. Sì, in effetti ci sono dei contributi interessanti, ma non perché io sono siciliano. Crispi ha una particolare sensibilità per le condizioni di salute della sua Sicilia, come le avrà poi 6 anni dopo di fronte ai fasci siciliani, perché piccolo era nell'86-87, prevalentemente a Napoli e in Sicilia. E badate bene, Crispi vive a Napoli con Lina Barbagallo non vuole andare a Roma. Lui periodicamente, ogni settimana,
chi ha letto, chi leggerà questo mio carteggio che si intitola Amami come io ti amo, era la frase finale che io scriveva alla moglie Lina Barbagallo. Lui ogni settimana attraverso i suoi collaboratori, perché aveva bisogno di avere collegamenti con la moglie, anche perché, diciamo così, molte delle sue carte si trovavano a Napoli. Ha vissuto nel 1885 il trauma, diciamo così, l'epidemia colerica che colpì a tal punto la città di Napoli che si arrivò alla prima legge. Sappiamo tutti il vento di Napoli, il dibattito che si aprì, il sindaco d'amore, una legge che venne approvata in 15 giorni in Parlamento e che introdusse elementi fortemente innovativi per quel che riguarda i piani regolatori. Ma anche lì, ecco, il dato più importante è che non è stato abbastanza sottolineato il fatto che nell'ambito della scienza medica, già a partire dagli anni 70, Luigi Pagliani era il protagonista più importante, si erano formati in Germania e avevano sperimentato l'origine del e che Pagliani viene chiamato nel 1885 da De Pretis, o meglio da sottosegretario, anche lui un siciliano, Giovan Battista Morana, viene chiamato e fa un'indagine anche in Sicilia, per cui quando Crispi va al potere se lo trova già al Ministero dell'Interno. Ed è lui, ecco, il fatto che da Napoli, come era avvenuto nel 1937, il morbo arrivi in Sicilia, prima a Palermo, in modo più duro, più pesante, e poi tutta la Sicilia orientale, trova Crispi come ministro dell'interno e trova Pagliani. Cioè le riforme non arrivano casualmente. È un'epidemia che spinge le istituzioni, chi è alla guida delle istituzioni, di capire quali provvedimenti devono essere adottati. Come giudicheremo il nostro governo, gli altri governi di fronte al Covid? E giudicheremo attraverso i provvedimenti che sono stati adottati. La sanità pubblica deve essere presente, rafforzata. Ecco, qui emerge, se io dovessi oggi attribuire alle riforme crispine, ma secondo te qual è il ruolo più importante? Ma l'esecutivo forte, il rafforzamento della presidenza del Consiglio, relativamente, perché con Giolitti non sono introdotti i particolari rafforzamento, perché quello fu un esperimento. E il codice penale Zanardelli sì, con molta probabilità, ma il codice penale Zanardelli non l'ha fatto. Anche questo l'ha fatto Zanardelli, che era ministro di Grazia e Giustizia. E sì, ci sono degli aggiustamenti per quel che riguarda l'amministrazione centrale, le direzioni generali, non c'è dubbio, a seguito del rafforzamento dell'esecutivo. E poi c'è la legge comunale e provinciale e l'elettività dei sindaci, sì, questo è importante, come la laicizzazione delle opere pie. Ma la laicizzazione delle opere pie è strettamente collegata alla legge sanitaria. Quindi se io dovessi, come dire, scegliere, sono tutte importanti le riforme di Spina, tant'è vero che si parla di seconda unificazione amministrativa, si parla, no? E se dovesse sceglierne una, ha ragione Santucci. Secondo me qui vi è la struttura di quella che è la sanità pubblica. Finalmente la sanità diventa un problema sociale, un problema nazionale. Finalmente si crea una struttura piramidale con una direzione della sanità, finalmente vengono adottati dei provvedimenti, la legislazione speciale sul modello di Napoli, per cui i comuni vengono dotati di risorse, di mutui a tassi agevolati per costruire le fognature e l'acqua potabile, perché quello, il vibrione del colera, si trasmetteva attraverso questi fenomeni. Io, se dovessi attribuire una particolare importanza, non c'è dubbio che la riforma sera. E quindi dicevo che questa è l'ultima parte. Le due relazioni sono le relazioni tenute da
con la professoressa Paraci, da me, questo convegno, le abbiamo riviste insieme alla professoressa, che ancora ringrazio. Diciamo che questo libro è scritto, porta il mio cognome, perché io ho sviluppato più temi, ma non c'è dubbio che il suo contributo è stato rilevante. È stato. E entriamo adesso nelle altre questioni. E le questioni che io mi ponevo chiuso a casa durante il lockdown, questa manifestazione del Covid, era il problema: ma come vivevano un secolo fa le popolazioni? In parte lo ha accennato Salvo Santuccio, cioè dire la paura, e quindi di questa diffusione che poteva colpire le popolazioni, che spingeva cosa? Alla quarantena, cercare di isolare per quanto è possibile le zone dall'ingresso di uomini e merci, un po' come stiamo facendo noi. E poi c'era la paura dell'untore. Come si diffonde questo morbo? Che poi, voglio dire, come voi sapete, il morbo asiatico, anche come il Covid, il colera è arrivato proprio dall'Oriente. Naturalmente ha fatto un percorso più lungo, i mezzi di comunicazione erano diversi rispetto al presente. Il problema è che questo, nel momento in cui si manifesta, c'è la paura dell'untore, che già era stata, durante la peste del 600, era stato descritto da Manzoni, letteratura sterminata. Questo colera, questa malattia, come arriva? Attraverso, diceva, i miasmi o attraverso il contagio? O un'altra ipotesi, io avanzo un'altra ipotesi, che si diffonde subito, che è il problema del colera veleno. Cioè, qui sono condivido pienamente quello che ha detto il nostro Salvo Santuccio. Cioè, perché proprio la Sicilia si solleva e non si solleva Napoli, e non si solleva il Mezzogiorno. Questo è tutto il vulnus, tutta la storia, il rapporto fra Napoli e la Sicilia, la possiamo capire attraverso quello che è il conflitto fra queste due parti. La Sicilia non ha accettato il deliberato del congresso di Vienna che unificava le due parti del regno. Cioè, fino alla fine del 700, fino alla Costituzione del 12, esisteva il Regno di Napoli e il Regno di Sicilia. I re di Napoli venivano incoronati sia a Napoli che in Sicilia, e quindi erano due regni. C'era il viceré in Sicilia, per cui, come dire, la Sicilia aveva la sua autonomia, aveva le sue norme, aveva la sua Costituzione, si potrebbe dire. Invece col Regno delle Due Sicilie si unificano, e qui si crea un grosso malcontento, si crea quello che è stato in qualche modo accennato da Salvo Santuccio, che per un verso la legislazione napoleonica, che già era stata sperimentata proprio durante la presenza dei francesi, prima il fratello di Napoleone il Grande, adesso non mi ricordo il nome, e praticamente non viene smantellato. I Borboni si rendono conto che in fondo la legislazione napoleonica, soprattutto la legislazione amministrativa, era una legislazione modernissima, che eliminava quelli che erano i particolarismi e disegnava quello che era un disegno geometrico dell'amministrazione attraverso una organizzazione piramidale, gerarchico piramidale dell'amministrazione, potere centrale, intendenze, distretti, comune. Il comando parte dall'alto, arriva in periferia fino al sindaco di nomina regia,
o comunque viene scelto dall'intendente, capite che rispetto ai vari particolarismi che esistevano nel sistema di ancien regime, questo era un sistema più moderno. Il problema è che in Sicilia, come dicevamo, Palermo perde il ruolo di capitale e Palermo viene equiparato a tutte le altre, alle altre province, o chiamiamole intendenze. Ecco, all'interno di questa situazione noi poi riusciamo a capire i movimenti del 2021, la rivolta indipendentista di cui qualche convegno è stato proprio organizzato in questo periodo. Ma ahimè, l'altro problema di fondo è che la Sicilia, il riformismo borbonico è un riformismo a intermittenza, nel senso che ha grandi ambizioni ma realizza poco, e c'è il problema dello scioglimento delle promiscuità, per dire come era stato abolito il feudalesimo, che aveva consentito in Sicilia con la Costituzione del 12 il passaggio del feudo all'odio. Quindi i comuni rivendicavano una parte di questi feudi, per cui il regime borbonico da una parte cercò di eliminare o di reintegrare i comuni, reintegrare i beni dei feudi che erano posseduti dai nobili e reintegrarli, assegnarli ai comuni. Iniziano tutta una serie di liti che finiranno soltanto nella seconda metà dell'Ottocento, quindi capite che c'è un forte malcontento perché sono riforme annunciate e mai realizzate. La Sicilia, stiamo attenti, negli anni 30 c'è il fratello di, viene inviato in Sicilia il fratello di Ferdinando, Ferdinando II, adesso non mi ricordo, Leopoldo, ecco, Leopoldo promette il famoso partito siciliano in cui cerca di assicurare una forma di autonomia, e invece Ferdinando II che invece propende per una centralizzazione. Il provvedimento del era una di queste, diciamo così, uno di questi principali problemi. In questo contesto di malcontento, Salvo Santuccio li conosce meglio di me, opera la carboneria, ha scritto un libro su queste cose, no? Le sette si organizzano, quindi diciamo c'è un retroterra. Non è che la Sicilia è passiva, la Sicilia organizza attraverso appunto queste sette, la carboneria, la massoneria, pensiamo alla spedizione garibaldina, no? Del 60, non è che è una spedizione improvvisata. Crispi, che è un massone, è venuto, ha visto qual è la situazione, ha stabilito i dovuti collegamenti, e quindi poi Garibaldi decide, non così, è studiato, non è che Garibaldi se ne va in Calabria e finisce come Fratelli Bandiera, viene in Sicilia perché in Sicilia, sai, è, diciamo così, il focolaio dove si può, come dire, accendere facilmente il fuoco, si può accendere, in effetti, come noi sappiamo, poi la situazione sfocia positivamente nella liberazione prima della Sicilia e poi alla disgregazione del regno delle due Sicilie. Ma non entriamo nel merito di come crollano gli imperi, sarebbe una pagina storiografica che è stata indagata e che meriterebbe ancora ulteriore riflessione. Ecco, diciamo che quando arriva il colera, il malcontento si incendia la situazione. Non è che Siracusa è un caso particolare, ma a Palermo, se si guarda bene la parte scritta dalla professoressa Faraci, ci accorgiamo che le sollevazioni sono... Cioè dire, cosa succede? E il colera crea paura e crea che cosa? Accendo gli odi sociali, le faide paesani, i risentimenti nei confronti delle istituzioni. Anche perché, come diceva Salvo, questo è il problema del colera che viene, il colera veleno che viene diffuso apposta da Napoli. Viene diffuso apposta da Napoli perché tanto. Se Napoli ce l'ha, la Sicilia perché non deve averla? Si chiedeva Michele Amari ed altri studiosi. Anche perché qualcuno avanti.
abbastanza l'ipotesi, e andiamo alla domanda che mi poneva, dice: strumentalizzando si può benissimo provvedere a una repressione. Se noi non riusciamo, perché la Sicilia è, c'è un forte malcontento, no? Negli anni 30 Scirocco lo ha testimoniato, è chiaro che reprimendo poi, se si, come dire, se si provoca una sollevazione, poi la repressione ti consente un controllo. Il problema è qui, poi cercherò di rispondere all'ultima domanda che mi ha fatto Salvo, e cioè dire, la repressione del carretto è una repressione forte, è talmente forte che è proprio da lì che, come dire, i patriotti cambieranno strategia. Non più la guerra epidemiologica, ma la guerra di popolo. E Michele Amari a sostenere, il quale è contrario a queste insurrezioni. Il grande storico del Vestro sa, attraverso la sua esperienza personale, il padre era appunto Carbonaro, e quindi non è soltanto attraverso le trame, ma attraverso una guerra di popolo, che erano appunto i Vespri siciliani del 1200. Noi dobbiamo fare come Vespri siciliani. È proprio da lì la repressione dura del 37 che scatena negli anni del 48, e 48 ci siamo già vicini all'unificazione italiana, ci siamo più vicini perché già si parla di confederazione, ma si è arrivato perché i patriotti hanno cambiato strategia. Invece nel 37 i patriotti, è qui il dato più rilevante, è qui il dato, il fatto per cui io mi richiamo a Emilio Bufardeci, non perché Emilio Bufardeci fosse un Crispino, ma attende, Emilio Bufardeci è quello che in provincia di Siracusa amministrava le terre della moglie di Crispi, perché si dà il caso che la moglie di Crispi, di Lina Barbagallo, il padre era un magistrato borbonico, proprio, vedete come si ricollegano i figli della storia. E 36-37 si trova proprio nella magistratura, non è un protagonista, non fa parte delle giurie, ma è un magistrato che viene defenestrato e che aveva, proprio per questo Lina lo conosce, perché va da Crispi, lo difende a mio padre che è stato allontanato dalla magistratura. Ecco, dicevo che nel 37 questi patriotti, ed Emilio Bufardeci, critica i metodi. Guardate che voi avete condiviso, avallato bonariamente, avete avallato una insurrezione che non avrebbe portato a niente. Infatti all'interno dei patrioti, anche qui devo richiamarmi sempre a Salvo, perché devo dire, senza la lettura dei suoi libri, con molta probabilità io sorretto sulle sue spalle degli altri studi che sono stati compiuti, Cerrizzo, Iachello, voglio dire, è sterminata la storiografia, anche lui lo sa, che il sindaco di Siracusa è un po' critico nei confronti di Mario Adorno, no? Adesso il cognome, aiutami Salvo, non è possibile che io l'ho trattato. Pancali. Ma sai, sto parlando a braccio e quindi capisci che molte cose mi sfuggono in particolare. No, fra Pancali e Mario Adorno c'è, come dire, una visione diversa. Mario Adorno è tutto preso dal fatto che bisogna arrivare al colpo di forza, no? Per ribaltare, come ha fatto la Francia, ma la Francia è Parigi, Siracusa non è Parigi. E tu, se tu alimenti questa rivolta, ed è chiaro, questa rivolta dove quali settori della società si rivolge? E si rivolge ai rappresentanti delle istituzioni. E infatti, dopo che viene arrestato il diverso che Schweitzer, come sempre, il Cosmorama, che è una lanterna con la quale si proiettavano delle immagini, si mettevano delle polvere, una specie di cinema ante litteram, no? In cui si proiettavano, per cui questo veniva dalla Francia, veniva anche se era originario tedesco, era un diverso. Ma chi può propagare e diffondere il veleno? Perché ormai
la convinzione era chiara, che il veleno era stato portato da fuori, no? Gli untori, ma è una, nella letteratura l'untore è tipico delle epidemie di colera. È chiaro che quello di fronte alla morte, alla prospettiva della morte, dice: ma guardate che me l'hanno fatto, è stato il governo Borbone, che sono il rappresentante delle istituzioni, e io devo, è un mio un tedesco che lo sta diffondendo, io sono, arrivo qui per ordine del governo francese. Immaginate quale interesse aveva a seguire la Sicilia. Poi da diverse le versioni sono diverse, sono, e nell'ultima dice è del Carretto che l'ha portato, tant'è vero che non si trova più. Ma quest'ultima dichiarazione io ricostruisco attraverso la letteratura esistente, da Bufardeci agli altri studiosi, dico, all'archivio di Stato non si trova l'ultima deposizione, perché qui il fatto anomalo, ci sono tante anomalie. Il processo viene istruito da un giudice Mistretta, che è un giudice borbonico, cioè dire Mario Adorno e Pangal chiamano Mistretta, e quello istruisce il processo per stabilire se nel materiale sequestrato a Schweitzer ci fosse del veleno. E poi alla fine si trovò il veleno, ed era l'arsenico. Era l'arsenico prelevato presso l'intendente di Siracusa. Ma l'arsenico cosa serve? Serve a mantenere pulito. È chiaro che poi l'assaggi muore, ma nel mantenimento dei cadaveri, nella pulizia delle case, l'arsenico vede che era tutta una monta. Chiaro che quando si parte da questi presupposti sbagliati, poi, come dire, la rivolta diventa una rivolta incontrollabile. Il problema è come l'altro aspetto, penso, innovativo del libro, è di aver collegato, proprio perché Mario Adorno e i settori della carboneria erano strettamente legati, le sollevazioni coinvolgono quasi tutta la provincia. In ogni caso, sicuramente i centri vicino a Siracusa, Floridia, Canicattini, Sortino, ci sono dappertutto, il fenomeno è in tutta la Sicilia, stiamo attenti. Ma qui si vede che proprio nel senso che i liberali erano pienamente all'interno di questo progetto. Tant'è vero che erano incerti, era già prevista una sollevazione. E allora all'interno si incomincia a discutere, ma dobbiamo approfittarne o dobbiamo aspettare tempi migliori? E il problema è che poi alla fine o tu mantieni la dritta e sei classe dirigente, o altrimenti ti fai prendere la mano. Io non è che io, Mario Adorno è un patriota, che sia chiaro, una lapide ricorda la sua morte in piazza Europa, nessuno mette in discussione il suo valore, come dire, di uomo del risorgimento italiano, tanto è vero che poi diventerà un simbolo per le generazioni future. Ma è anche vero, e qui io sono molto vicino a Emilio Bufardeci, il quale dice non facciamoci prendere dal pregiudizio popolare, perché poi non li controlliamo, andiamo a vedere quelli che sono gli avvenimenti nella giusta direzione. E quindi c'è il processo, questo Mistretta, e lo stesso Mistretta poi viene chiamato come pubblico ministero nel tribunale militare, e per tutti chiede la pena di morte. Vedete quante anomalie ci sono, fino a quando poi le condanne a morte saranno superiori alle uccisioni, ed è chiaro che questo creerà molto risentimento nella popolazione. Cioè, si parte da questa dura repressione del Carretto, è dura, del Carretto è durissimo, ma poi lo stesso Ferdinando II si rende conto che non bisogna eccedere nelle uccisioni, farà un po' marcia indietro e licenzierà il Carretto. Ma capite che ormai la frattura che già c'era si è accentuata. Il problema di cambiamento di strategia politica. Ecco, io direi che a questo punto mi fermo, perché penso di aver parlato una cinquantina di minuti. Aspetto delle vostre domande. Credo di aver dimenticato altre cose che avevo in mente, però
Darei la parola alla professoressa Faraci per un saluto. Prego. Ok, grazie, buonasera a tutti. Ovviamente non ho molto da aggiungere a quello che è stato detto finora, perché sia il professore Sanduccio che il professore Astuto hanno delineato molto bene, a parte il contenuto, anche lo spirito del libro. Forse qualche breve considerazione si potrebbe aggiungere sulla dinamica che lega l'evento catastrofico alle risposte delle istituzioni politiche, nonché anche alle risposte degli uomini e dell'economia del territorio. Il colera di cui stiamo parlando, il cosiddetto mortifero vomito orientale, come è noto, proveniva dall'Asia, aveva colpito la penisola italiana a partire nel biennio 35-37. Quindi in questo cioè i vari stati italiani, ovviamente in maniera diversa, cercano di trovare una soluzione, di dare una risposta a questo problema. E proprio il Regno delle Due Sicilie, già a partire dagli inizi degli anni 30, diciamo, avvia una crescente attività normativa che effettivamente ci fa vedere come un'epidemia vada a influire sicuramente sulla ridefinizione dei rapporti di potere tra i vari attori sociali. Infatti, proprio nel Regno delle Due Sicilie si affida il compito principale della gestione dell'emergenza al magistrato supremo di salute pubblico, che era già stato istituito nel 31, che adotta tutta una serie di misure di emergenza. Quindi il problema principale, come ieri come oggi, qual era? Quello che, non conoscendo bene la natura del morbo, l'unica cosa che si può fare, la prima soluzione, è quello di trovare delle misure di emergenza, di contenimento perlomeno dell'epidemia. Infatti abbiamo i controlli alle frontiere, l'isolamento nei lazzaretti, le quarantene, l'istituzione dei cordoni sanitari. A queste normative si adeguò anche la Sicilia che, come già è stato detto, nell'ambito dell'ordinamento generale vantava una certa autonomia con il regime luogotenenziale. Poco fa il professore faceva riferimento a Leopoldo, conte di Siracusa, che era stato chiamato dal fratello a ricoprire appunto la carica di luogotenente del regno. Quindi, in coincidenza dell'epidemia, anche in Sicilia viene istituito il magistrato supremo di salute pubblica, che del resto erano insieme alle deputazioni di salute. Quindi anche, ancora una volta, saranno queste due istituzioni, il magistrato supremo di salute pubblica e poi le varie deputazioni sanitarie, a occuparsi della gestione dell'epidemia. E andando a rivedere la documentazione, sono rimasta veramente, ci siamo soffermati, siamo rimasti colpiti dal vedere effettivamente come la cosa più importante era non solo la prevenzione e quindi la misura dei cordoni sanitari, delle quarantene e così via, ma anche le misure di natura igienica. Infatti il magistrato supremo elabora tutta una serie di precetti dedicati all'istruzione popolare che effettivamente prevedono misure igieniche. Infatti, proprio leggendo le carte, abbiamo visto come i consigli, come veniva, si consigliava appunto di tenere sempre l'aria pura, l'aria pulita, di pulire le abitazioni dalle urine, dalle immondezze, e si davano anche consigli proprio. Una parte rilevante era dedicata alla cura del corpo, si consigliava di lavarsi almeno due volte a settimana l'estremità inferiore e tutto il corpo almeno ogni 15 giorni, si raccomandava di fare dei bagni tiepidi con l'infusione di erbe aromatiche, e addirittura venivano date dei precetti morali. Ovviamente non sappiamo se questi precetti e rimedi fossero efficaci, però in quel periodo erano gli unici conosciuti. Quindi quello che sicuramente è venuto fuori è proprio questa, come la mancanza di una conoscenza sulle cause del morbo
portano ad adottare delle misure anche diciamo in via sperimentale proprio per il contenimento dell'epidemia. Quindi sicuramente questo è un elemento attuale, perché in fondo è stato quello che è avvenuto anche ora in occasione del Covid. Poi ovviamente nel periodo preso in esame, come già è stato detto più volte, c'è il problema della tensione sociale, quindi le rivolte e così via, per poi arrivare alla repressione. Quindi, a parte queste considerazioni sul ruolo delle istituzioni e sulle misure, credo che insomma abbiamo affrontato già quasi tutte le tematiche fondamentali del libro. Vi ringrazio per avermi dato questa la parola e vabbè, aspettiamo qualche altra sollecitazione. Grazie. Grazie a lei. Salvo, se vuoi, ci arriviamo a conclusione, vuoi fare qualche intervento? Così, finale, prego. Scendi pure il microfono. Sì, sì. Il testo è veramente pieno di sollecitazioni. Anche adesso la professoressa Farasci ha dato altri momenti che possono essere sviluppati. Effettivamente, quando il professor Astuto parla di riformismo borbonico ad intermittenza, dà una chiave di lettura che è quello che è successo in Sicilia. Solamente per fare un esempio, dopo Siracusa, che cosa è successo dopo la rivolta del 37? Questa è una cosa estremamente importante. Al di là, come diceva giustamente il professor Astuto, di che fine fa Pancali o Adorno, eccetera, la città viene totalmente trasformata. Questo solleciterà nuove rivolte, perché la città verrà punita non solamente nelle persone, ma anche proprio nelle istituzioni, perché gli viene tolto l'intendenza, che viene spostata al noto. Poi viene anche trasformata urbanisticamente, perché vengono strutturate nuove fortificazioni, non rivolte verso l'esterno, ma verso l'interno, contro gli abitanti. Verrà costruito il carcere, il nuovo carcere del 1854, ma nel frattempo, come diceva giustamente il professor Astuto, c'è un'altra cosa che riprende questo ragionamento che si faceva nei confronti del colera, quale la città viene divisa in zonizzazioni, cioè la parte del mercato di cui parlava anche in una nuova visione dell'attenzione all'igienismo. La professoressa Farasci viene modificato, perché uno dei luoghi della città dove nascevano le epidemie era proprio il mercato, il pesce, lì era tenuto male. Qui abbiamo una zona della città che viene dedicata alla rivendita del pesce. Allora questo, da una parte, come diceva, questa ambivalenza. Da una parte la città viene tutelata per quello che riguarda la sanità, no? Il ripristino delle condizioni sanitarie. Tra poco avremo quella concezione che poi verrà ripresa da Crispi della visione parigina di Haussmann, no? Di queste vie larghe, questa aria salubre che bisognava avere, ma dall'altra parte invece il nuovo carcere, con una nuova visione, per carità, anche filosofica, che è quella di Bentham, l'utilitarismo, il panopticon viene utilizzato, ma le diverse modifiche che vengono fatte costringono ancora una volta a dubbi, a incertezze politiche che il professor Astuto risegue fino agli anni, tutto l'Ottocento, che caratterizzeranno quelle rivolte che poi, come diceva giustamente ancora il professor Astuto, porteranno al 60-61. Cioè tutti questi tasselli non sono fini a se stessi, ma fanno parte di un costrutto, da un puzzle politico che poi sfocia, come giustamente ha detto il professor Astuto, nel fatto che Garibaldi viene, prima è venuto Crispi un anno prima e ha sollecitato la massoneria. La sollecitazione, ma già c'era una temperie politica, un dibattito politico che effettivamente era estremamente, che funzionava e che aveva sollecitato questa rivolta che già ben si conosceva. Va bene, io veramente ringrazio, non so se Armando vuoi arrivare alle conclusioni, ringrazio per questo libro perché ci dà la possibilità, da una parte, come gli autori dicevano, di continuare a riflettere su questo periodo che stiamo passando, stiamo attraversando ancora con le quarantene, con i lazzaretti, con ancora quello che ci sta, con il distanziamento sociale, questa brutta parola, invece distanziamento sanitario, che forse andava meglio, no? Però ci dà la possibilità di leggere
dà adito ancora alla storia, come, non dico magistra vitae, che poi non è che riusciamo bene a capire effettivamente, a imparare qualcosa dai costrutti storici, però ci dà la possibilità di avere quelle caratteristiche, alcuni parametri che ci rendono più agevole la lettura del presente. Mi permetto di dire questo. Grazie, Salvo. Magari stavo pensando, chiedendo la palla al balzo, di invitare di nuovo il professor Astuto per una lezione su Crispi, insomma, come Crispi immagina lo Stato, ma il prossimo anno, insomma, vediamo, perché qui ci siamo concentrati sul 1837. Sì. Abbiamo toccato poco il 1800, cioè poco Crispi, e quindi potremo l'anno prossimo pensare di invitare di nuovo il professor Astuto per una lezione, per un quadro più compiuto, un ragionamento più compiuto sulla fine dell'Ottocento. Io ho detto questo, ringrazio tutti e ringrazio il professor Astuto, ringrazio te, ringrazio la professoressa Faraci. Se il professor Astuto vuole concludere, dato che... No, ringrazio, mi pare che abbiamo toccato alcuni nervi, alcuni elementi importanti di questo volume. Che devo dire, per me è stata una riflessione, la ricerca storica è sempre uno... Nella ricerca storica si pone sempre delle domande e, come diceva, ci rimbalziamo la palla con Salvo, ma d'altra parte proveniamo dalla stessa formazione e via di seguito. È sempre presente che, come dire, ci sollecita a leggere il passato. Ed è chiaro che questo libro è un libro che non avrei scritto senza il Covid e senza non l'avrei mai scritto. E quindi... diciamo, e poi ho allargato quelle che erano le mie già conoscenze sulle riforme Crispine. Come dire, anche io faccio critica a me stesso, nel senso che prima non mi ero accorto che la riforma sanitaria era, allora guardavo ai rapporti centro-periferia, alla riflessione, alle leggi speciali per la Sicilia. Poi ho guardato proprio perché è una riforma sanitaria fortemente innovativa, fortemente rivoluzionaria, la chiamerei. Ecco, non ho niente da aggiungere se non ancora ringraziarvi per questa bella esperienza. Grazie, grazie a tutti e buonasera. Allora, buonasera a tutti. Posso chiudere? Possiamo chiudere. Buonasera. Grazie. Arrivederci. Grazie. Buonasera.